Ma guarda, tutte le squadre che hanno i nazionali hanno delle difficoltà in questi frangenti e quindi le abbiamo avute anche noi perché chiaramente non hai il gruppo a disposizione, devi interrompere i ritmi che erano diventati ideali, però è un problema che è un po' di tutti, siamo anche abituati a questo e quindi lo sopportiamo. Devo dire che sono soddisfatto della settimana di lavoro anche se con le negatività che ti ho detto. Sul discorso, torniamo indietro di qualche ora, ieri ci ha colpito tantissimo la festa per i 20 anni di Serie A di Francesco Totti, insieme a uno striscione che avete preparato, ovvero il meglio deve ancora venire. Questo vale anche per la cura Andrea Soli? C'entra niente, ieri era la festa di Francesco e limitiamoci a quello. È stata una bella festa, emozionante in certi frangenti, meritatissima e condivisa da tutto il mondo di chi lavora intorno alla squadra. E quindi è stata molto bella, sentita. Non ha fatto la partitella finale Pjanic, intanto le condizioni come sta, perché è convocato, se comunque è pronto per giocare o ci sono ancora delle perplessità sul piano fisico. E poi per chiudere sul discorso Svalli invece, dopo due panchine, se in questo momento è pronto per tornare titolare oppure questa fase il risultato è più importante degli interpreti. Il risultato è sempre più importante degli interpreti e di chi deve anche decidere gli interpreti. Osvaldo, come i suoi compagni, ha lavorato benissimo durante la settimana e quindi non vedo perché non dovrebbe essere pronto ad affrontare questa gara. Per quanto riguarda Pjanic, è un momento delicato, avevamo il problema della nazionale che è stato superato brillantemente, nel senso che abbiamo avuto collaborazione da parte della sua nazionale e la ringraziamo per questo. E questa settimana, da quando lui è ritornato, abbiamo deciso di andare con cautela, perché prima di tutto vogliamo preservare il calciatore e la sua salute. E così è stato fatto in questi giorni, compreso l'allenamento di stamani eppure anche quello di ieri. Quindi è stato fatto, ha partecipato a tutto, ma in maniera ridotta. Corriere della Sera. Ma su Palermo, volevo sapere cosa teme di più, con una squadra che sembra ormai disperata, se è più forte la Roma, anche diciamo, da questo punto di vista, cioè se può imporre comunque la propria maggior forza tecnica, fisica. La classifica dice che siamo più forti noi di loro, ma siccome io sono vecchio, questo l'ho detto anche ai ragazzi ieri. So che cosa significa affrontare l'ultima della classe. Credo che non ci siano pericoli perché mi sembra che noi abbiamo coscienza di questo, i ragazzi hanno coscienza di questo. Se noi l'affronteremo come se dovessimo affrontare la prima della classifica, e allora io credo che avremo buone possibilità di portare a casa l'intera posta, anche se poi nel calcio sappiamo benissimo che questo non è automatico. Corriere della Sera. Buongiorno mister. Salve. Ciao. Senta, abbiamo visto le convocazioni, lei per la prima volta da quando è allenatore della Roma ha contemporaneamente Totti, Destro e Osvaldo. Volevo chiederle se questo può condizionare in qualche modo le sue scelte oppure se il modulo che abbiamo visto contro il Parma con Totti, diciamo, attaccante più avanzato con due incursori alle sue spalle, ormai è quello che è definitivo per lei o quello comunque in cui la squadra si esprime al meglio. Noi ne abbiamo già cambiati diversi i moduli, cerchiamo di pensare a quella che è la nostra fisionomia, a perseguirla nella migliore maniera possibile, però come sempre abbiamo detto, tenendo conto, anzi tenendo di buon conto quelli che sono gli avversari, perché spesso si tende a dimenticare che ci sono anche degli avversari. E quindi questa volta faremo esattamente alla stessa maniera. Io sono molto più contento ora di avere quasi tutti a disposizione, mi dispiace per Nico Lopez, però mi piace avere tutti i ragazzi con me.